Vedo alle mie spalle Francesco Albanese in compagnia di Ignazio Marino. Francesco, parola a te. Senatore Marino, siamo in diretta a Teleroma 56. Lo stato d'animo in questi momenti attendiamo anche con ansia l'arrivo dei primi risultati ufficiali. Penso che sia stata una giornata straordinaria. Abbiamo dimostrato che c'è un centro-sinistra che si vuole assumere la responsabilità di governare il Paese in un momento gravissimo di crisi economica e in un momento in cui è necessario davvero un governo politico che si concentri non solo sul rigore ma anche sull'equità. I tagli che ci sono stati nella scuola e nella sanità sono inaccettabili dal nostro punto di vista. Insomma, grande prova di democrazia in un momento in cui nel centro-destra non si sa se, oppure si sa a giorni alterni se le primarie si faranno o non si faranno e chi guiderà quella coalizione. Si andrà al ballottaggio, secondo lei, alla fine? Questo non lo so, ma quello che è importante in questo momento è che c'è una parte di milioni di persone del nostro paese che chiede di assumerne la guida con responsabilità e questo è il messaggio più importante. Non è solo una giornata di festa, è una giornata che richiama anche senso di responsabilità perché ci sono moltissime persone, la maggior parte nel nostro paese, che oggi non sanno come arrivare alla fine del mese, che arrivano in un pronto soccorso e trovano solo barelle, che arrivano in una scuola e non ci sono più gli insegnanti come c'erano in passato. Ha sostenuto Bersani la leadership dopo questa tornata, magari con un partito diviso, sarà un po' intaccata quella del segretario? Credo di no, credo che Pierluigi Bersani andasse sostenuto perché in questo momento occorreva scegliere una persona con l'autorevolezza nazionale e internazionale per la guida del Paese e credo anche che Bersani abbia nel suo programma indicato i progetti concreti che servono alle persone, una scuola pubblica, una sanità pubblica, i diritti e la laicità così importante nella guida di una Repubblica come la nostra. Ringraziamo il senatore Ignazio Marino, lo lasciamo anche agli altri colleghi che ce l'hanno richiesto. Arrivederci, senatore. Noi restiamo in diretta per alcune precisazioni di carattere regolamentare. Si stanno a grandi falcate avvicinando le fatidiche ore 21, è quello l'orario previsto attorno al quale si potranno avere con tutta probabilità anche i primi risultati ufficiali. Ricordiamo anche un po' il meccanismo attraverso il quale verranno resi noti i risultati. Quando qui al Viminale, possiamo definirlo così, del centro-sinistra affluiranno i dati dei primi 300 seggi scrutinati, ecco che allora potranno essere divulgati i primi risultati ufficiali. Come funziona la divulgazione stessa dei dati? Ogni presidente di seggio è munito di un numero di cellulare, per così dire, certificato. Al termine dello scrutinio all'interno del proprio seggio è chiamato a mettersi in contatto con un numero verde al quale e solo al quale potrà comunicare l'esito dei voti all'interno del seggio da lui presieduto, voti che verranno elaborati qui dal cervellone elettronico di via Tomacelli 146. Allora attendiamo con trepidazione l'avvicinarsi delle ore 21, ma magari potrà anche slittare l'operazione, considerate che ci sono state diverse file in tanti seggi sparsi per l'Italia. A dopo.